c'è ancora la 1000 Open qui dal Cremona Circuit, i trofei Motorstate continuano a non fermarsi. La 1000 Open, dicevamo, che porta in griglia di partenza degli ospiti molto importanti, gli special guest, perché dalla pole position c'è Lorenzo Petrarca, un ex conoscente del moto mondiale che dopo andremo ad approfondire. In seconda posizione c'è un altro special guest che molti conosceranno, parliamo di Luca Salvadori, il numero 23, che si è messo in seconda posizione alle spalle di Petrarca. A chiudere la prima fila c'è Alvaro Diaz, poi abbiamo Lobattolo, Galante e Costantino nella seconda fila. Prima però di andare a vedere questa gara, andiamo in griglia di partenza. Emanuele Lobattolo, ultimi preparativi in vista della gara, che cosa ti aspetti? Una gara impegnativa, ma sarà all'attacco, proveremo a dare il massimo. Come ti trovi su questo tracciato nuovo? Molto bene, è molto difficile l'ultima parte, si vede che deve venire a correre la Superbike, l'hanno fatta per loro. Arriva il momento anche della 1000 Open, arriva l'ok dalla bandiera verde, dal fondo dello schieramento, via anche quella rossa, e ora diamo la parola ai piloti. Petrarca, Salvadori, Diaz dalla prima fila, e parte la gara della 1000 Open. Si impenna un po' la moto di Lobattolo con una buona partenza, mi sembra, di Petrarca, con Salvadori che prova a dissidiarlo in curva 1, ma va a girare primo il pullman davanti a tutti, poi Salvadori e Diaz si aprono a rastrello, si aprono a ventaglio i piloti in vista di curva 2. Attenzione, c'è una caduta, peccato, è quella di Borgazzi, peccato, caduta per Borgazzi, fuori subito dalle battute di questa prima gara qui a Cremona della 1000 Open. Peccato davvero per Borgazzi, fuori subito in curva 2. Peccato, peccato davvero per lui, era partito in undicesima posizione, tra l'altro numero 11, ma siamo on board con Salvadori che va a tallonare Lorenzo Petrarca, il pullman di questa gara. Vediamo se sulla V4S Luca Salvadori sarà in grado di poter provare a portare un attacco, e subito il terzetto di questa gara è formato da Petrarca, Salvadori e Diaz, che fanno il vuoto sugli inseguitori là dietro, come Lobattolo, Galante, Costantino, Cristini e Palladino, gli inseguitori là dietro, e affrontano la Cremona i piloti. E adesso il gioco di scia sarà fondamentale, l'abbiamo visto nella gara della 300 com'era fondamentale il gioco di scia, e vediamo se la Ducati V4S di Salvadori in scia a Petrarca potrà provare un attacco, potrà provare a portare un attacco in vista nelle ultime curve. La regia ci stacca qui e vediamo dall'onboard la camera anteriore di Salvadori, dal manubrio, con una staccata poderosa di entrambi, ma nessun attacco, e il primo giro si concluderà con Petrarca, Salvadori, Diaz on board anche qua, che ci fa vedere il bel faccione, la faccia, il casco di Luca Salvadori, passaggio sul traguardo, e dopo andremo comunque a monitorare i tempi. Ricordiamo 12 giri come state vedendo sulla destra delle teleschermo, ma Salvadori è pronto, è molto vicino, ma andiamo anche con Palladino on board qua nelle retrovie, con i tanti piloti che sono qui dietro nelle retrovie. Dicevamo prima Lobattolo, Galante, Costantino, Cristini, Reinaudo, sono in tanti qua dietro per giocarsi la quarta posizione, mentre invece qua il terzetto si è praticamente via il tris, tre piloti qua davanti, con Diaz che prova ad andare vicino a Salvadori, è molto vicino, mentre invece Lobattolo invece tallonato da Moggio. Lobattolo che ha avuto un piccolo impennamento della moto in partenza, anche se comunque non era stata una bruttissima partenza. Moggio invece è partito in decima posizione, e lì alle spalle di Lobattolo, lì nelle prime posizioni che contano qui davanti. Ricordiamo che la gara della 1000 Open è stata vinta nel primo round di Varano de Melegari in zona parmense da Lorenzo Vock, che aveva fatto anche la pole position. Non vediamo purtroppo oggi in gara Lorenzo Vock, perché purtroppo nel round della Pirelli Cup, perché lui corre anche nella Pirelli Cup, ha rimediato purtroppo una frattura tibia e malleolo, un weekend molto particolare anche quello per lui, e purtroppo ha provato in tutti i modi comunque a correre, perché si è presentato qui a Cremona, mentre Salvadori intanto stacca abbastanza forte per cercare di andare vicino a Petrarca. Dicevamo su Vock che comunque si è presentato qui a Cremona, ha provato a girare, ma purtroppo i medici non gli hanno dato il permesso di correre, ha provato in tutti i modi di correre il buon Lorenzo Vock, ma sappiamo che i motociclisti ci provano sempre, sono sempre lì pronti per la loro passione a voler correre, a voler rischiare anche più del dovuto, ma purtroppo ha provato in tutti i modi, l'abbiamo visto comunque anche nel paddock, che girare in stampelle, non al meglio delle condizioni, ci ha provato fino alla fine, ma purtroppo non è della partita. Abbiamo visto Salvadori prima in curva 1 in precedenza, molto vicino a Petrarca, vediamo se ci sarà l'occasione, mentre invece Palladino qua dietro, ce lo ricordiamo,
Palladino nelle sue grandi battaglie con un'altra vecchia conoscenza del motestate, Alberto Fontana, Alberto Nasca, nelle battaglie memorabili nella Race Attack 1000, mentre invece là dietro un pilota che va appena largo, mentre Lobartolo ha fatto un po' il vuoto su Maggio. Abbiamo Lobartolo, Galante, Costantino in queste zone di questa quarta nella quarta posizione, perché i primi tre hanno praticamente fatto il vuoto. Eccolo qua, il numero 8, leader di questo gruppettino, è Giampaolo Cristini, che si trova in quarta posizione in questo momento davanti a gruppettino comunque di piloti che vorranno lottare, anche lui vorranno arrivare sotto il pilota numero 8 che è partito in settima posizione e ora si trova lì in quarta alle spalle di Diaz. Ormai gli stacca anche abbastanza ampio per provare a tentare il podio, ma comunque magari potrebbe succedere qualcosa lì davanti che potrebbe portare una lotta per il podio qua davanti, ma per il momento non sembra essere così. Cristini qua in solitaria in quarta posizione, sempre qua Petrarca e Salvadori insieme, ma nessuna possibilità di attacco. Ricordiamo Lorenzo Petrarca, tra l'altro una vecchia conoscenza del moto mondiale, che ha guidato la Mahindra nel 2016 nella classe Moto 3, la classe cadetta del moto mondiale, e una vecchia conoscenza appunto del moto mondiale. Andiamo on board con Salvadori, da prima dal suo codone, poi davanti. Salvadori che ricordiamo correrà e sta correndo, anzi sarà protagonista in molte classi diciamo quest'anno nella sua stagione motociclistica. Lo vedremo, anzi lo abbiamo già visto nel primo round a Misano National Trophy 1000, dove ha vinto la gara, e questa è appunto questa qua dietro fai motestate è di allenamento per lui. Poi lo vedremo anche nelle gare su strada, molto impegnative e molto pericolose a mio punto di vista. Ci vuole davvero il pelo per correre quelle gare, chiunque le faccia, come il Chiefs, non il Chiv, il Chiv è il Chiv National, ma abbiamo il Chiefs con la S finale, la S di Savona, e poi l'International Road Racing, che sono sempre comunque gare su strada. Mette fuori la gamba di salvataggio Salvadori in ingresso alla Cremona, che ricordiamo, oltre a tutte le gare che svolgerà quest'anno su moto, anche una grande passione per il calcio, ma purtroppo la squadra ovviamente tifata non è delle migliori, ma non si può essere perfetti. Grande tifoso interista Salvadori, purtroppo non si può essere perfetti, lo dicevamo, ma scherzi a parte, lo sfoto fa parte del calcio, ma non ci occupiamo di calcio in questo momento. Torniamo in pista, scherzi a parte, tu qua sì, è entrato in una maniera abbastanza particolare Alvaro Diaz, che praticamente ha perso un po' di tempo da Salvadori Petrarca. Andiamo a vedere un po' di giri sul traguardo, perché comunque Petrarca come fa? 32.6, 32.8, 32.7, 32.7 ancora, un bello orologio svizzero il pilota in testa a questa gara, che ricordiamo, dicevamo prima, ha corso nel moto mondiale in moto 3 nel 2016 con la Mahindra, marca di moto appunto indiana, che aveva fatto un buon percorso nel moto mondiale. Ricordiamo quell'anno nel 2016 in moto 3 c'erano piloti comunque con quella marca di un certo calibro come Pecco Bagnaia e Jorge Martin su tutti. Bagnaia che nel 2016 con la Mahindra appunto aveva vinto la gara di Assen, ce la ricordiamo, una bellissima gara quella lì di Assen della moto 3. Petrarca che dicevamo prima comunque gira a buonissimi tempi sul 32.6, sul 32.7. Salvadori invece cosa fa? 32.8, 32.6, 33.0, 33.0, quindi tempi comunque in linea con quelli di Petrarca, che non sembra però essere in questo momento avvicinabile per i piloti della Ducati V4S, mentre invece Alvaro Diaz là dietro comunque non gira male, anche lui sul passo del 33.0, 32.9, mentre intanto una piccola bagarre, qua c'è una piccola bagarre fra Costantino e Cristini in lotta per la quinta posizione. E andiamo sulle rettilineo insieme a Lobartolo, che negli ultimi giri come ha girato il buon Lobartolo in 35.9, 35.8, buoni passaggi sul traguardo, mentre qua la gara rimane invariata. Sempre qua davanti siamo a metà gara con sempre Petrarca davanti a Salvadori e poi Alvaro Diaz incontrastato in terza posizione, incontrastato come Petrarca con Salvadori, che lo sembra che lo stia studiando, ma magari potrebbe provare un attacco nelle ultime tornate di questa gara della 1000 Open al Cremona Circuit. E torniamo con Lobartolo che comunque si trova lì fra la quinta posizione e la sesta, ma attenzione perché comunque ci può essere una bella bagarre, c'è un quartetto di piloti là dietro che vuole andare a prendere Lobartolo, come Giachino, Galante, Costantino e Palladino, che sono lì insieme pronti. Piloti che
affrontano queste curve, queste piccole S, per poi affrontare la Cremona e mettersi nelle ultime curve del rettilineo, nel rettilineo opposto al rettilineo del traguardo, che porterà verso le ultime curve, la 11, la 12 e la 13, che ribadiamo per l'ennesima volta, l'abbiamo detto ormai tantissime volte, ma ci sta a ribadirlo perché sono state rifatte le ultime curve del tracciato di Cremona proprio per garantire una maggiore sicurezza, una maggiore viabilità ai piloti della Superbike che saranno presenti il 20-22 settembre qui a Cremona, mentre intanto c'è una grande bagarre qua con l'attacco di Costantino. Si mette dentro Costantino e passa, si mette così in... mi sembra quarta, quinta posizione con Nello Bartolo lì, subito provare a prendere la scia. E attenzione, vediamo un po', la scia fa gioco di Nello Bartolo, si va molto forte, purtroppo la regia ci stacca dal probabile attacco di Nello Bartolo su Costantino. Peccato, peccato, perché potevamo vedere un bel attacco magari alla curva 11, che magari sarà arrivato, non lo so, vediamo magari dopo se ci sarà una possibilità. Siamo con Cristini intanto, che passa adesso sul traguardo, andiamo a vedere il suo passaggio sul traguardo. Chiude in 35.8 Cristini, dopo il 35.5 che aveva fatto registrare il giro precedente. E qua vediamo anche Moggio all'esterno, non l'ha attaccato, mentre invece Palladino leggermente un pelo più staccato, il numero 35 della categoria 1000 Open. Come gira? 36.9 per Palladino. Aveva fatto, alzano un po' tutti, hanno alzato un po' tutti il ritmo in questo giro, perché prima comunque giravano quasi 5 decimi più forte, ma comunque anche sintomo della bagarre che c'è stata comunque là davanti, quindi ci sta che i piloti abbiano girato un po' più lentamente rispetto al giro precedente. Aumenta il distacco invece di Petrarca su Salvadori, aumenta probabilmente un secondino, 8 decimi, 9 decimi ci sono di distanza per Petrarca, che è sicuro ormai di viaggiare da solo senza le pressioni di Salvadori. Ancora on board con Nello Bartolo, che ha le sue spalle a Palladino, che è arrivato, sembra essere quasi arrivato Palladino, prima era un po' più distante, magari un piccolo errore in precedenza da parte del numero 12, partito in quarta posizione con un piccolo sobbassamento della moto. Affrontano la Cremona, ma è sempre lì Palladino, vediamo se proverà a prendere la scia, anzi lo farà sicuramente, vediamo se riuscirà a farle portare un attacco in curva 11. Passaggio sul traguardo, nuovo passaggio sul traguardo, altri giri alla conclusione, sono 5 giri alla conclusione di questa gara della 1000 Open. Intanto vediamo Palladino che è all'interno ma subisce l'attacco l'errorino qua però con Nello Bartolo, che affronta l'ultima curva alle spalle di Costantino. Vediamo un po' di scia, se riuscirà a prenderla, si toglie dalla scia, vediamo Nello Bartolo in curva 1, non sembra essere un attacco probabile quello di Costantino in curva 1, da pazzi, ci vorrebbe un pazzo per provare ad attaccare lì. È un bel quartetto, sono in sei piloti che si giocano. Nella 300 abbiamo visto di tutto, 4 piloti in scia, sembrava la moto 3, ma anche qui sembra essere la moto 3, ci sono sei piloti insieme, Cristini, Nello Bartolo, Giacchino, Galante, Costantino e Palladino sono qua insieme, pronti per darsi battaglia. Peccato invece per la caduta di Alessandro Borgazzi subito nelle prime battute, anzi subito, praticamente pochi metri quelli fatti dal pilota numero 11, partito in undicesima posizione come dicevamo prima. Il tempo che gli aveva fatto per mettere la undicesima posizione era 1:36.0, alle spalle di Moggio, che comunque si trova qua davanti. Moggio si trova qua davanti a Palladino di un'altra posizione, non quello davanti ma quello ancora davanti. Peccato, perché magari poteva essere della partita, magari stando nel gruppettino. E qua sarà una bella lotta per la quarta posizione. Intanto con Petrarca, che affronta un altro passaggio sul traguardo incontrastato. Vediamo come gira un po' Petrarca. 4 giri alla conclusione intanto per il Pullman, per Salvadori, per Diaz. Andiamo a vedere Petrarca, gira in 33.3. Buon giro. Intanto qua attenzione, problemi sulla telecamera di Cristini. Non sappiamo cosa sia successo. Non vediamo più niente dall'onboard di Cristini, speriamo la regia ci stacca, quindi giustamente ci stacca la regia, un piccolo sobbalzamento l'abbiamo avuto, ma comunque la regia si riporta su Salvadori, mentre intanto Nello Bartolo in scia prova a presentarsi all'interno, ma lo sappiamo che in curva 1 ci vuole un pazzo, mamma mia, è arrivato veramente sparato, sembrava che potesse provare davvero a buttarsi dentro in curva 1, ma veramente anche lì ci vuole veramente il pelo, ma comunque si prospetta una bella bagarre per la quarta posizione. Mentre invece i primi tre sono completamente staccati l'uno dall'altro, praticamente abbiamo, siccome avremo un secondino tra tutti e tre i piloti separati
insieme, mentre invece secondo me tra Alvaro Diaz e Cristini inquadrati in questo momento in quarta posizione ci potrebbero essere già secondo me una 25 di secondi. Sobazza si scuote un po' la telecamera del pilota numero 8 che si trova in quarta posizione in solitaria, mentre alle sue spalle ci sono Lobartolo, Giacchino, Galante, Costantino e Palladino, sono sempre loro insieme in lotta anche per la medaglia di legno che non potrà portare sul podio, ma sembra essere comunque una lotta avvincente. Abbiamo visto qualche tentativo di attacco, Cristini intanto vola da solo come lo sta facendo Petrarca. Altro nuovo passaggio sotto il semaforo del Cremona Circuit, i tecnici che espongono la tabella iniziano gli ultimi tre giri per Petrarca, che fa un 32,9, abbassa notevolmente, torna sotto il muro del 33 Lorenzo Petrarca, il suo miglior giro è stato quello registrato al terzo in 32,6, mentre invece Lobartolo qui inquadrato con alle spalle piloti comunque di un certo calibro, importanti, che comunque si giocano questa categoria molto importante, la 1000 Open. Aveva registrato a Varano questa classifica con Vok, che abbiamo detto prima che non è presente, comunque aveva vinto a Varano. Cristini aveva chiuso secondo, Lobartolo aveva chiuso terzo, quindi comunque questa sua quarta posizione per il momento per il campionato è oro colato. Poi Costantino e Palladino avevano chiuso rispettivamente in quarta e quinta posizione, e Cristini aveva fatto anche il giro veloce che, ricordiamo, fa ottenere due punti ulteriori come la pole position. Chi fa la pole prende due punti più in classifica, chi fa il giro veloce prende altri ulteriori due punti in classifica. Cristini qua sempre solo, ma ormai lui non è più da considerare, e ormai che praticamente è solo, è lì in quarta posizione, ma leader di questa gara tra virgolette secondaria della 1000 Open, perché comunque Cristini si potrebbe così prendere la leadership del campionato, dato che Vok non è presente, mentre Palladino invece è più staccato ormai, è più staccato ormai dal gruppettino che è lì in lotta per la quarta posizione, anche se è diventato ormai un quartetto ma molto diviso, sono separati più o meno tutti dalla stessa distanza, quindi anche lì non vediamo molta bagarre come c'è stato prima, ma tra Lobartolo, Giacchino, Galante e Costantino sono lì loro quattro insieme, ma per il momento nessuna avvisaglia. Inizia il penultimo giro per Lorenzo Petrarca, 33,9, alza notevolmente il ritmo il buon numero 77, è sconoscente del moto mondiale come dicevamo in precedenza, che è praticamente solitaria, ormai ha messo il Grand Canyon fra sé e Luca Salvadori, che ormai si arrende, lascia che il cronometro scorra nella sua seconda posizione ormai consolidata. Vediamo altri passaggi sul traguardo in questo momento con Cristini, andiamo a vedere come gira un po' Giampaolo Cristini, 36,6 l'ultimo passaggio, 37,0 e adesso per Lobartolo, inquadratura di primo piano per Alvaro Diaz. Come ha girato Alvaro Diaz negli ultimi passaggi? Ha fatto 33,1, gran giro di Alvaro Diaz, il suo miglior giro personale lo fa negli ultimi giri, non è assolutamente male per il pilota numero 27. Vediamo qua invece Beniamino Passuello sul traguardo, che è passato, Passuello partito in ventesima posizione, in questo momento si trova comunque in dodicesima posizione, non è male, una buonissima rimonta per il pilota numero 17, che ha girato in 39,7 l'ultimo passaggio, poi in 38,8 prima, quindi ha girato completamente più forte altri giri in precedenza, 38,3 il giro più veloce che ha fatto registrare in precedenza. Mentre intanto vediamo dalla nostra postazione fermarsi Luca Salvadori, si ferma, ovviamente nessun problema tecnico, tutto da programmi, nessun problema, si ferma come da programmi il numero 23 Luca Salvadori, quindi la gara lo perde di protagonista, ma non per vari problemi, non per altro, è tutto programmato, si doveva fermare, quindi nessun problema. Passa in seconda posizione quindi Cristini, Lobartolo in terza, Giacchino in quarta, quinto Galante, sesto Costantino, settimo Palladino, ottavo Boccelli, nono Pace, decimo Fortunati, questa è la top 10. Mentre Cristini, eccolo qua inquadrato, ormai è da solo come è sempre stato in precedenza, seguito da Giacchino, seguito da Lobartolo, poi Giacchino e Galante, seconda posizione, in seconda posizione troviamo Alvaro Diaz, poi terzo
Cristini, scusate mi ero scordato di Alvaro Diaz, anche lui comunque completamente solo, ormai si trova secondo alle spalle di Petrarca, Cristini terzo, quarto Lobartolo, quinto Giacchino, sesto Galante, settimo Costantino, ottavo Palladino, nono Bocelli e decimo Pace. Questa è la top 10 esatta della gara della Mille Open che sta per concludersi, una gara particolarmente, purtroppo lo diciamo, anche se purtroppo non è bello dirlo, in una gara di moto, una gara particolarmente un po' noiosa ma comunque avvincente. Ricordiamo che il prossimo round dei trofei moto estate sarà a Magione in Umbria, in programma il prossimo 15-16 giugno, quindi accorrete in tantissimi perché ci sarà anche lì come sempre da divertirsi, perché i trofei moto estate ci regalano sempre grandissime battaglie e grandissime emozioni, le potete sempre vedere sui nostri social. Bandiera a scacchi per Petrarca che vince questa gara della Mille Open davanti ad Alvaro Diaz, arrivano anche i doppiati là in fondo, c'è Cristini in terza posizione, poi Lobartolo, Giacchino, Galante, Costantino, Palladino, Bocelli, Pace.